Ci facciamo un saluto e poi scendiamo ad assaggiare, a assaporare i panini con salsiccia e dell'ottimo vino. Allora, prima di fare qualche breve riflessione insieme a voi, aprirà la serata Franco Trunzo, il vice sindaco, che vuole portare i suoi saluti e fare una brevissima riflessione dal punto di vista politico-amministrativo. Quindi, se cortesemente Giovanni, con te Giovanni, sì, se vai un attimo a richiamare l'attenzione delle persone sotto, ti sarei grato, vai. Maletta, dov'è Maletta Giuseppe? Dove sono gli altri componenti della lista Volare verso il futuro? Tonino Bernardo, prego, dove sei? Dove sei? Sali qua, sali. Maletta Peppe, dov'è? Pasqualino Burgo? Giussi Vescio? Possiamo iniziare, però. Va bene, allora cari ragazzi, cedo la parola a Franco Trunzo, grazie, prego Franco. Buonasera a tutti. Preferisco sicuramente bere un buon bicchiere di vino che ascoltare me, però va bene così. Allora, volevo ringraziare, io faccio due minuti veramente brevi. Volevo ringraziare innanzitutto tutti voi San Mango e tutti quelli che sono venuti da Catanzaro e provincia, insomma, e oltre. Volevo ringraziarvi perché siamo in questo clima di festa, questo clima che comunque ci ha portato in queste campagne elettorali ad essere eletti, a vincere questa competizione. E volevo ringraziare la lista che ci ha contrapposto in questa tornata elettorale. Volevo ringraziare Serafino, volevo ringraziare Gianfranco, volevo ringraziare Roberto che stasera non è potuto intervenire. Volevo ringraziare i dipendenti comunali. Io gestisco, come voi sapete, i lavori pubblici e quant'altro. Ho trovato nei dipendenti comunali piena collaborazione, pieno grande i maestri, perché iniziando da Viola, da Peppe Manfredi, eccetera, eccetera, per finire a Franco Torchia, che è stato veramente, per me un maestro, sta collaborando in tutto quello che io sto decidendo di fare per quanto riguardano i lavori pubblici. Come ben sapete, abbiamo trovato alcune cose che funzionavano male o funzionavano, diciamo, poco o forse per niente. Iniziamo col dire del depuratore. Il depuratore, purtroppo sapete benissimo, è stato per noi la scoperta più brutta, la scoperta che comunque il nostro depuratore non funzionava, non era a pieno regime. In ben 15 giorni, grazie a tutti loro e grazie alla collaborazione di Francesco, che stasera purtroppo è assente per quanto riguarda il responsabile dell'area finanziaria, abbiamo rimesso in moto, sta funzionando, e lo abbiamo fatto soprattutto perché comunque tutti noi abbiamo voglia di andare a mare e trovare un mare pulito e senza doverci scansare da quello che era un po' il dramma del litorale tirrenico. Abbiamo ripristinato alcune condotte dell'acqua, ma l'abbiamo ripristinata a modo nostro, e qui voglio ringraziare Domenico Gallo un LPU che
oltre a fare il suo lavoro, si mette a disposizione negli orari in cui non dovrebbe essere al comune di San Mango d'Aquino. Ci siamo fatti una promessa io, Domenico e Luca, di non far mancare l'acqua a San Mango d'Aquino. Credo che ci stiamo riuscendo, credo che per la prima volta dopo tanti anni San Mango d'Aquino non avrà problemi di acqua nelle case. È un risultato che vorremmo portare avanti per in questi 5 anni, vorremmo cambiare un po' tutte le condotte dell'acqua. Ve lo prometto, lo faremo e cercheremo nuovi pozzi al pruno. Abbiamo lavorato con Aldo per alcuni bandi, per alcuni finanziamenti. Qualcuno lo stavamo perdendo, come il rischio sismico per le scuole. L'abbiamo preso dai capelli, ci stiamo lavorando, perché per noi la scuola, i nostri figli, sono un elemento importante, fondamentale. Da ottobre, novembre, non so quando Franco Torchia mi aiuterà a fare questo benedetto bando, inizieranno i lavori nelle scuole. Stiamo programmando insieme ad Aldo, che io ringrazio, il modo migliore per non disturbare i nostri figli nelle scuole. Lo faremo sicuramente senza dover togliere nemmeno un'ora di scuola ai figli. Stiamo partecipando, abbiamo partecipato, stanno lavorando i nostri tecnici, e anche qui vi voglio dire che abbiamo deciso tutti insieme di non mettere sempre gli stessi tecnici, di cambiarli di volta in volta, di affidargli dei compiti specifici in base alle loro professionalità. Quindi ogni bando avrà dei tecnici che comunque saranno diversi dal bando precedente, per evitare, e questo lo dico con rammarico, che succeda quello che è successo per la raccolta differenziata, che siamo arrivati a Catanzaro, sono arrivati a Catanzaro la precedente amministrazione, dove gli ha affidato dei bandi, e nel dischetto che doveva essere visto non c'era all'interno il progetto, e quindi siamo stati esclusi. Con noi non succederà, non finiremo i bandi a mezzogiorno dell'ultimo giorno. Ci siamo promessi con Franco Torchia, i tecnici, che comunque 2 giorni prima noi consegneremo ogni bando. E qui voglio ringraziare l'ingegnere Mastroianni, che ha lavorato nel recupero del bando per le scuole. Lo vedo qua e lo ringrazio vivamente, perché è stato veramente fondamentale. Abbiamo lavorato giorno e notte, mi sono preso gli insulti di suoi e dei suoi colleghi, ma ci siamo riusciti, grazie. Per quanto riguarda i borghi, stavo dicendo, partecipiamo a quel bando regionale dei borghi, abbiamo fatto una manifestazione di interesse, andremo a vedere un attimo le tante richieste dei cittadini privati che vogliono cedere o vendere le case o affittare le case. Ma questo bando ve lo spiegheremo il 10 luglio, perché ci abitueremo anche in questo a pubblicare i bandi, visionarli, gestirli e poi presentarveli. Non vogliamo fare nulla di nascosto, per noi la trasparenza è un elemento essenziale. Abbiamo in questa settimana ottenuto l'ok della prefettura per quanto riguarda la videosorveglianza. La videosorveglianza l'abbiamo fatta in 2 giorni, e qua vorrei ringraziare Franco Pucci, che ci ha assistito, il sindaco di Martirano ci ha assistito in questo viaggio negli ultimi 2 giorni per fare questo bando. Anche noi siamo stati ammessi, adesso è nelle disponibilità del Ministero degli Interni, speriamo di fare anche noi la nostra videosorveglianza. Abbiamo fatto dei sacrifici quotidiani, come ben capite, abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando tanto, notte, giorno, oggi siamo stati al comune a scaricare alcune cose che riguardano il bilancio, che lunedì approveremo, ma di questo voglio che ve ne parli il nostro sindaco. Abbiamo fatto grandi sacrifici, senza non pochi dolori di pancia, come la mobilità che comunque ci è arrivata un po' come un treno sulle spalle. Siamo stati a Roma, siamo stati a Catanzaro, siamo stati un po' in giro a capire un attimo come fare per far meno male
a chi, secondo noi, è fondamentale perché questo comune vada avanti. L'abbiamo fatto con, a nostre spese, siamo andati a Roma con, spendendo i soldi del, con i nostri, mangiando a soldi nostri, andiamo a Catanzaro tutti i giorni con i soldi nostri, credo che ci state ripagando con il vostro affetto, non c'è giorno che non c'è una famiglia che ci ringrazi di quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto alcune cose importanti, ma ne faremo di altre altrettanto belle. Faremo il risparmio energetico, faremo l'illuminazione nuova per tutto il paese, stiamo lavorando in questo. E qua vorrei ringraziare chi comunque, i tecnici che ci stanno lavorando, perché è un percorso lungo, ma ci arriveremo a gennaio-febbraio. Gennaio-febbraio non dovremo avere più problemi di acqua e quindi ci dedicheremo comunque alla luce di San Mango d'Aquino. Sono piccole le cose che facciamo, ma sono fondamentali per poter vivere di questo, questo paese. L'ultima cosa, anzi le ultime cose ve le dico volando, il cimitero, abbiamo messo mano al cimitero, le case popolari, dopo 3 anni nel cassetto abbiamo pubblicato in 30 giorni la graduatoria e a breve, io spero prima di Ferragosto, consegneremo le case. Ad ottobre avremo lo stadio finito, abbiamo fatto il campo da tennis. Tutto questo con grande impegno in questi 30 giorni, perché sono trascorsi solo 30 giorni. Adesso io volevo soltanto dire una cosa. Purtroppo ieri siamo stati attaccati da un giornale, da un web, come ben sapete, perché tutti me l'hanno chiesto, non ne volevo parlare, ma ne parlo perché stasera era l'argomento principale da parte di tutti. Storie infami, bugiarde, che ci hanno colpito e non ci hanno fatto stare bene 2 giorni. È vero, a me mi hanno ferito tanto e devo ringraziare alcune persone se io stasera sono su questo palco, non volevo nemmeno venire. Ma vi garantisco una cosa, mi hanno ferito, ma un Doberman, come mi chiama il sindaco, ferito fa più male di un Doberman calmo. A chi ha scritto la letterina anonima e l'ha spedita a questo sito web vorrei dire, forse ti dovresti fare un esame di coscienza. Non so tu che cosa fai di mestiere, non so che cosa, ma non credo che sia tanto lecito se uno un giorno scrive una lettera infame, bugiarda a un sito web, e non credo che nemmeno se hai avuto, adesso faccio un'ipotesi assurda, un posto di lavoro con un concorso falso, tu possa essere il primo a indicare me come persona falsa, meschina, il mago della truffa. Vi voglio ringraziare a tutti per tutte le telefonate che ho avuto ieri. Vi ringrazio, vi voglio bene, passo la parola adesso al sindaco. Buonasera a tutti voi di nuovo. Abbiamo sentito la riflessione fatta da Franco Trunzo, che ringrazio. Abbiamo sentito, udito il suo cipiglio, la sua attenzione ad esporre i problemi che ci siamo trovati di fronte in questo mese di nuova di esperienza amministrativa. Permettetemi, prima di entrare nel merito di alcune tematiche, di ringraziare tutti voi, di ringraziare grazie di cuore a tutti gli amici che provengono dai comuni limitrofi, ma non solo. Vedo amiche che vengono da Soverato e Catanzaro, da Curinga, Maida, Lamezia Terme, Motta Santa Lucia, Martirano Lombardo, Martirano, ringrazio il sindaco di Martirano che è presente, Martirano Lombardo, ringrazio Franco Pucci, il sindaco di Martirano Lombardo, che tra l'altro l'altro giorno abbiamo fatto insieme la processione e quindi ho avuto il piacere anche di parlare di alcune tematiche e problemi che riguardano i territori San Mango e Martirano Lombardo che sono confinanti. E quindi ringrazio tutti voi, l'onorevole Magno che è venuto a trovarci, una testimonianza di affetto e di stima.
E consentitemi ancora una volta di ringraziare i cittadini e il popolo di San Mango d'Aquino, che hanno dimostrato con i fatti di avere una grande stima verso tutti noi, e noi cerchiamo di non deludere le loro attese e le loro aspettative, sperando di esserne degni e capaci. Questo naturalmente ci riempie di gioia e di orgoglio, perché quando si ha un consenso molto ampio, le responsabilità e il peso si fa sentire. In un momento difficile del comune, abbiamo ereditato, vedete, una situazione drammatica dal punto di vista economico-finanziario, stiamo lavorando notte e giorno senza riposo per portare risultati ai cittadini di San Mango. Ho iniziato questa esperienza con tanta carica, energia ed entusiasmo, e dopo un mese posso dire di essere fortunato ad avere una squadra di qualità. Voglio altresì ringraziare tutti quelli che si sono offerti attivamente per dare una mano di aiuto alla serata. Ringrazio lo staff del Ciuccio e Signorina, coordinati magistralmente da zio Antonio Vescio, che ha offerto la sua maestranza. Grazie zio Antonio, vi invito pertanto a fare un applauso ai tanti ragazzi, ad Andrea Torchia, Gianmarco Cimino, Enzo Trunzo, Melissa Costanzo, Alessandro Costanzo, Fedele Berardelli, Marco Pugliano, Mattia Ferlaino, Hermes e naturalmente Giusy Vescio, che è la nostra consigliere, che è impegnata in questo momento a fare i panini e quindi non è qua purtroppo sul palco. Il 20 giugno abbiamo fatto il primo consiglio di insediamento, dove oltre a comunicare i componenti della giunta ho distribuito le deleghe a tutti i consiglieri, persone piene di correttezza culturale e morale, che in un momento difficile hanno messo la faccia, persone responsabili che lavorano per il bene dell'intera comunità. Un saluto doveroso e un grazie a tutti, sottolineo a tutti i dipendenti comunali, ai quali chiedo partecipazione e collaborazione al fine di promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza, efficacia e qualità dei servizi. Come ho sempre detto, i meritevoli saranno senz'altro gratificati, la meritocrazia si conquista sul campo. Abbiamo messo mano all'organizzazione degli uffici comunali. Ancora c'è da fare per migliorare e rendere più incisivo il contributo e l'operato di tutti. A mio avviso, il maggior impegno e sforzo deve essere finalizzato alla soluzione dei problemi più semplici e di ordinaria amministrazione, anche piccole cose ma essenziali, per ben figurare agli occhi di tutti i cittadini che non chiedono il paradiso ma un paese più bello, più pulito, più ordinato, più accogliente. E all'uopo ringrazio Franco Ferlaino, Vitaliano Trunzo, Antonio Bernardo, Angelo Guzzo e Pietro Gallo. Attenzione massima quindi al decoro urbano e alla pulizia del paese. Ogni zona deve essere pulita e mantenuta bene. Abbiamo sistemato alcune buche stradali, bitumato alcune aree all'incrocio della Madonnina, che era una cosa antipatica, brutta, perché rappresentava e rappresenta l'entrata del nostro paese. Stiamo dando, come ha detto Franco Trunzo prima, attenzione al problema dell'acqua, e quindi anch'io condivido e ringrazio Domenico Gallo. L'illuminazione pubblica, abbiamo provveduto a sostituire le lampade fulminate, ma su questo versante bisogna fare interventi di vario genere. Abbiamo partecipato ad un bando, stiamo partecipando a tutti i bandi, non possiamo permetterci di perdere nulla. E abbiamo, come ha detto prima Franco, anche completato il campetto da tennis. Il problema, un altro problema spinoso che ci siamo trovati di fronte, era il depuratore, e con l'impegno, come ha detto Franco, che sta facendo un ottimo lavoro, siamo riusciti a sistemare nel migliore dei modi. Ci sono stati eseguiti incontri anche alla Regione Calabria con l'ingegnere Palleria, e speriamo che la Regione ci possa dare un contributo per sistemare meglio il depuratore. Abbiamo altresì fatto un'esposta all'ATERP per intervenire urgentemente
per la risoluzione della fogna che sfocia sulla cunetta della Madonnina. Siamo intervenuti alla zona Rella ripristinando del modo migliore la sede stradale. Abbiamo pulito e reso più degno il parco giochi. Daremo una sede di prestigio all'Avis perché puntiamo al volontariato, al mondo dell'associazionismo. E quindi ringrazio Giusy Vescio che si è impegnata molto per l'organizzazione della festa della Madonna ed è molto sensibile al mondo del volontariato, così come anche Luisa Fiorillo. Partiremo presto con il progetto assistenziale e ringrazio Teresa Pileggi, esperta e competente nel settore, avendo come obiettivo quello di ripristinare entro subito il servizio assistenza agli anziani, utilizzando le persone proposte a tale compito. All'Uopo è stata fatta pervenire una lettera con un modulo da compilare a tutti per fare un censimento e avere una mappatura completa. Ringrazio altresì Aldo Grandinetti che si sta concentrando per la risoluzione dei problemi inerenti ai servizi informatici e inoltre sta lavorando al fine di rendere fruibile il servizio Wi-Fi a tutta la popolazione di San Mango. Stiamo discutendo con il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria per la raccolta differenziata con l'ingegnere Agruso. Ringrazio Roberto Costanzo che si sta impegnando in questa delicata materia. A breve verranno assegnate le case popolari. Stiamo, come detto, partecipando a tutti i bandi regionali, ci stiamo impegnando a 360 gradi, non c'è pausa, non c'è riposo. Il nostro punto di riferimento sono e saranno le regole, il rispetto di tutti, ma ancor prima delle norme. Ringrazio e saluto i consiglieri Serafino Gallo e Gianfranco Mastroianni. Mia madre in questi giorni mi rimprovera che ho messo qualche chilo in più, in effetti è vero. Purtroppo è vero questo fatto, ma dovete sapere che Gianfranco Mastroianni è uno dei chef più bravo e quindi la colpa è sua, la colpa è sua se ho preso qualche chiletto in più. Occorre regolarizzare il traffico nel migliore dei modi. Tantissimi cittadini mi hanno segnalato questo problema, da anni nessuno mai è intervenuto seriamente, soprattutto sul corso. C'è disordine, bisogna intervenire. Ho ascoltato tutto, ho chiesto collaborazione e seguito un incontro con i commercianti, i quali hanno chiesto il rispetto della segnaletica. Secondo voi si risolve così la situazione? Due macchine, due auto, vedendo il marciapiede lato destro e sinistra, si può risolvere così il problema? C'è poi il problema dei residenti, hanno diritto ad avere una macchina, due macchine da poter lasciare, tre, eccetera. Chi abita la deve avere almeno un'autovettura, si crea caos, persone, donne, anziani trovano difficoltà a fare ad esempio retromarce, persone che quasi venivano alle mani, passo io, passi tu, eccetera. Io penso che questa è una questione di buon senso, di vivere civile e comunque bisogna che non si creano imbottigliamenti nelle zone più nevralgiche, da Angelo Raso, Ufficio Postale, Lanzo Peppe, Gioielleria Aiello, Bar di Saratrunzo e Piazza Municipio. È opportuno ricordare che ogni venerdì, sabato e domenica del mese di luglio il corso principale è chiuso al traffico dalle ore 21:30 all'una, dove è prevista l'isola pedonale per vivere meglio il paese, per i pedoni e per passeggiare serenamente. Chiedo la collaborazione di tutti i cittadini, ringrazio il collaboratore Domenico Epifano, attento a queste dinamiche di sicurezza stradale e ordine per far rispettare l'ordinanza. È opportuno allora adottare un'ordinanza al fine di evitare imbottigliamenti e confusione, sapendo molto bene che non serve la multa, ma come detto il buon senso. Abbiamo di fatti spostato e fatto scivolare il mercato, il giorno del mercato ogni domenica, per garantire eventuale fuga, la legge ne fa obbligo, a causa di necessità per malore dei cittadini, terremoti, incendio ed altro, che richiedono l'intervento di ambulanza e del servizio 118, abbiamo lasciato libero lo spazio esistente tra la fontana, lo Zampillo e il bar di Enzo Trunzo, anche perché a seguito delle nuove disposizioni sulla sicurezza diramate dalla Questura e Prefettura,
essendo il mercato in prossimità del centro storico, occorre lasciare più via di fuga da ogni direzione, altrimenti si incorrono anche sanzioni di carattere penale. Devo segnalare una nota negativa. Abbiamo trovato una bomba atomica sotto la sedia. Non abbiamo ereditato un comune con le finanze risanate, ma un ente in dissesto con tutte le conseguenze del caso. Un problema che non ci fa dormire, stare tranquilli, ma anche in questo caso ci siamo attivati per la bonaria definizione della situazione, scongiurando possibile mobilità del personale. Siamo stati ricevuti al Ministero dell'Interno, abbiamo, come si conviene in talune circostanze, fatto quadrato per affrontare le problematiche del nostro ente e superarle. Abbiamo cercato di fare il possibile per evitare la mobilità, ponendo interrogativi e altre cose, ma con grande amarezza abbiamo appreso che i nostri propositi sono stati vani. Ringrazio l'assessore Marsico per l'impegno che sta mettendo su una materia delicata, ma con impegno e determinazione, insieme a noi, alla Giunta, al Consiglio, sta portando avanti una riorganizzazione degli uffici e del modo di operare. Il Ministero ci ha indicato la strada da seguire. Anche in questo caso non siamo scappati dai problemi e purtroppo abbiamo dovuto seguire la norma. Questa situazione sapete bene che non l'abbiamo creata noi. Cari amici, cari concittadini, qua c'è una nuova amministrazione, non ci sono complotti, non siamo scappati dai problemi, ma li abbiamo affrontati e li affrontiamo in modo diretto. Purtroppo non abbiamo causato noi il dissesto, già più volte sono state dette le cause. Qualcuno si chiede e si fa interrogativi tipo: si poteva evitare tutto ciò? Perché la mobilità non è stata dichiarata prima? Mi pare evidente che ci sia stata una certa superficialità nel modo di operare, di lavorare. In un momento difficile come questo non vanno ricercate le colpe di alcuno. Sono però rammaricato, consentitemi di dirvelo, si poteva fare di più e tutto ciò non si sarebbe verificato. Evidentemente le ultime norme di finanza pubblica e di armonizzazione del bilancio comunale probabilmente non sono state ben recepite dagli uffici competenti. Vi è un detto simpatico: assalto francese, ritirata spagnola. Noi non siamo né per l'assalto né per la ritirata, noi siamo per il rispetto, per l'equilibrio, per le regole, per il buon senso. Però se c'è un problema bisogna, sbagliato o meno, condiviso o meno, affrontarlo subito con determinazione in modo diretto. Qua, come dicevo, c'è una nuova amministrazione che sta cercando di prendere quello che di buono è stato fatto negli anni e sta cercando, tra mille difficoltà, di modificare quelle modalità di gestione che secondo noi vanno cambiate. Poi saranno i cittadini a giudicare se avremo fatto bene o male. Non dobbiamo mai perdere il contatto con il popolo, con i cittadini. A me lega un rapporto davvero speciale, particolare, con tutti i cittadini, giovani, meno giovani, anziani. Tutti voi, dico che se c'è un problema parliamone, discutiamone, troviamo insieme le soluzioni. Le porte del comune saranno sempre aperte per tutti. Non ci lasciate, sempre insieme, ancora tanto bisogna fare, ma vi chiediamo calma e fiducia. Infine, permettetemi di esprimere vicinanza, solidarietà, affetto ai componenti della Giunta. L'ha detto prima Franco Trunzo, Francesco Marsico e Franco Trunzo. Esprimo solidarietà anche alle loro famiglie che sono stati attaccati in maniera vile, offendendo la loro dignità e il loro onore da un quotidiano online. Ho visto ieri nei loro occhi tanta tristezza e sofferenza. A loro dico: non siete soli, avete la fiducia totale di tutti noi. Sappiano che non solo la Giunta Comunale, ma tutto il Consiglio Comunale di San Mango d'Aquino è composto da persone per bene, oneste, preparate, educate, anzi educatissime, che lavorano per un solo interesse, che è quello della collettività, che lavorano per il bene del proprio paese. Così come anche, ancora una volta, esprimo solidarietà alla famiglia Pasquale Torquato. Di me hanno scritto che io sarei il portavoce o il prestanome di Pasquale Torquato. Io sono un amico di Pasquale Torquato e della sua famiglia e di questo ne sono fiero e orgoglioso.
Ne approfitto per ricordare che lunedì alle ore 11 c'è il Consiglio Comunale dove si parla di cose importanti che riguardano tutti noi, di bilancio ed altro, e quindi siete invitati a partecipare. Viva San Mango, buona serata e grazie a tutti voi. Grazie.